Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver annaffiato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, affinché dia seme al seminatore e pane da mangiare, così è della mia parola uscita dalla mia bocca. Essa non torna a me a vuoto senza aver compiuto ciò che io voglio e condotto a buon fine ciò per cui l'ho mandata. Ogni giorno quando apro gli occhi resto meravigliata dalla perfezione del mondo naturale che mi circonda. Oltre a ciò, il Dio Creatore ha pensato ad ogni mia esigenza fisica. Come un artista che crea la sua più preziosa opera, io sono diventata nelle sue mani l'opera perfetta. Non c'è una parte del mio corpo che non abbia un ruolo. Non c'è nessun muscolo, osso o pezzettino di pelle che non abbia una precisa funzione. Allora mi chiedo e chiedo a te che mi stai ascoltando, può un artista del genere trascurare il mio lato spirituale? Non provvederà lui anche alla salute della mia anima? Senza dubbio, la sua parola, che troviamo nelle scritture, risponde all'esigenza più profonda del nostro cuore, da pane e acqua a colui che la coglie. A cosa gioverebbe al seminatore una terra arida? Senza acqua non porterebbe nessun frutto. Permetti al Signore di annaffiare con la sua parola il terreno del tuo cuore. Avrai acqua in abbondanza e frutti a sazietà. Che dici? Ci prepariamo insieme per questo raccolto? Buona giornata.